Salve a tutti da Nicola Andrini, siamo nel box CrossFit Pistoia per presentarvi la programmazione di mercoledì 27 giugno 2018. Cosa dobbiamo fare oggi? Il primo workout sono 5 cicli da 90 secondi cada uno. Cosa dobbiamo fare in questi 5 cicli? Dobbiamo fare 5 deficit handstand push-up. Cos'è un deficit handstand push-up? È un deficit dove l'uomo in pratica passa sotto l'orizzonte. Quindi abbiamo bisogno delle parallette per andare ancora più in basso rispetto a un handstand push-up ordinario. Poi dobbiamo fare 10 deadlift con un carico che poi dobbiamo calibrare in modo da poter completare in maniera agevole senza doversi prendere delle pause di recupero troppo lunghe tutto il workout. E da ultimo dobbiamo fare 10 metri di farmer carry. Farmer carry è il trasporto di un carico pesante. Chi ha l'attrezzo apposta usato dagli strongman è avvantaggiato, perché quello è un attrezzo ottimizzato per camminare. Chi non ha l'attrezzo adeguato può usare due kettlebell, due manubri, al limite anche due bilancieri caricati ad hoc per poter camminare e fare questi 10 metri. Come si svolge questo allenamento? Quindi 5 cicli da 90 secondi. Nel primo ciclo 5 deficit stand push up, 10 deadlift più 10 metri. Nel secondo giro 4 handstand push up, 8 deadlift e ancora 10 metri. Nel terzo round 3 deficit e 6 deadlift, nel quarto round 4 e 2, nel quinto e ultimo 1 e 2. Dovreste, tra l'altro, riuscire ad incrementare il peso che sollevate col deadlift e che trasportate nel farmer's walk ad ogni round, e soprattutto, se ce la fate, a andare ancora più in profondità nel deficit handstand push up. Se non avete le parallette potete fare due pile di dischi su cui appoggiare le mani, man mano che aumenta l'altezza dei dischi dovete sempre andare più in profondità. Questa è la prima parte del workout di oggi. La seconda parte è un AMRAP da 15 minuti. Cosa dobbiamo fare in questo AMRAP da 15 minuti? Dobbiamo fare 15 toe to bar. Che cos'è un toe to bar? La persona si appende alla sbarra con una salda presa e, oscillando, deve raggiungere la sbarra con tutte e due le punte dei piedi contemporaneamente la sbarra. Quindi deve sempre, perché sia valida la ripetizione, le punte devono sempre toccare contemporaneamente la sbarra. Poi ha di nuovo 15 handstand push up, questa volta senza il deficit delle parallette, e poi ancora il farmer carry, solo che questa volta è meno intenso e più esteso. Sono 150 metri, il carico previsto per gli atleti avanzati è 48 kg l'uomo e 36 kg la donna. Come si scala questo workout per intermedi e principianti? Semplicemente mantenendo l'intervallo dei 15 minuti, mantenendo il numero delle ripetizioni, però andando a decrescere con il carico da trasportare. Gli uomini dovranno trasportare 32-24 se sono intermedi e 16-12 se sono di livello principiante. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon workout e continuate a seguire le nostre spiegazioni.